Giorgio Bassani è uno scrittore ferrarese molto importante anche a livello politico. E perché? Perché lui era una persona di origine ebrea e ha scritto molto di questa tragedia che è venuta al popolo ebreo. L'Airone in particolare, questo libro di Giorgio Bassani, è importantissimo per il livello delle descrizioni. Il paesaggio del Ferrarese, del basso Ferrarese, è descritto da quest'autore in una maniera stupenda ed esemplare. Ma che sta a dire sto professore? Che palle, non vedo l'ora di tornare a casa. Ieri abbiamo fatto un anno, vi ho regalato l'iPhone 4. Che ne dici? Oh, Ma complimenti, bravo. Grazie, no? Però figura che non vai. Ma come vai male? Senza che voglio, io faccio quello che vuoi. Molto agitato e nervoso. Visto che siamo amici da una vita, preferirei che tu mi dicessi la verità, quello che è successo. Confidati con me. Pietro, quando sono andato in bagno, ho visto Nicolas che baciava Greta. Come? Mi è sentito bene. Mario, ma sei sicuro di quello che sì. Hai visto? Stai scherzando? No. Come no, Mario? Non sto scherzando. Adesso vado io, vieni. Greta, sono io. Sì, sono io. Vieni subito qua, a scuola. Davanti alla palestra. Fra mezz'ora. Subito. Va bene, fa piacere. Ciao Greta,
Ti devi dire qualcosa di importante? Sei sicura di questo? Sì. No, perché Mario, conosci, no, mio amico, ti ha visto in corridoio che ti bacevi con un certo Nicolas, dell'alta classe. È vero? Sì, papà non mi ha detto. Non c'è niente da ridere, perché sono molto arrabbiato, perché mi hai delusa. Mi fidavo di te, avevo fiducia, ti amavo, ma adesso mi sei proprio scesa, mi hai deluso tantissimo. E oggi ho preso una decisione a casa mia. E ora che te ci separiamo. Quindi, dico addio. Brutta storia. Dobbiamo rompere la faccia. È da menare. Ragazzi, cosa faccio? Oh, per me è da menare. Andiamo. Andiamo a toccare la ragazza dei miei ragazzi. Ho sbagliato. Giusto. Stava a caro. Andiamo. Roma, ragazzi, certo che è bello rubare la ragazza uno, però... essere nei suoi panni è bruttissimo. Sì, è vero. Sei tu che hai messo le corna a me? Io? A tuo moroso, Massa? È venuto con me. Sicurissimo? Sicuro. Si vede che non gli piaceva abbastanza. E si sfonde. Oh, vai, un anno! Che hai fatto? Che hai fatto? Hai visto che l'hai ucciso? Hai visto che hai fatto? Adesso io che non ti dovrei fare? Mi spiace, Sono morto. Chiama l'ambulanza. Ciao. Eri tu che stavi con la mia ragazza, con Greta? Sì, allora chi è che te l'ha detto? Me l'hanno riferito dei miei amici. Senti, ti devo dire una cosa, io in questi giorni ci ho riflettuto. Fa piacere. Ho pensato. Vuoi lasciarla? Ah, l'ha io già fatto, scusa. Già l'ho fatto. Già l'ha fatto, che sfiga. Io sfide. Non posso fare meno di prepotente, però sto attento perché io ho una voglia di picchiarti, solo che mi hanno fatto ragionare dei miei amici e voglio sapere le cose normalmente. Ah, le teste lì ti hanno fatto ragionare? Sì. Non sono solo che usano le botte, hanno anche una testa, ragionano. Ah, forse seguono te però. Sì. Io Massimo allora o più io più loro. Voglio sapere le cose civilmente. Da uno a uno. Ci stai? Stai? Va bene. Ne parla un po' adesso di te? Io. Andiamo. Fanno si picchi. Ah no, stanno facendo pace, dai, andiamo anche noi, dai. Ma ragazzi, ne abbiamo chiarito. Bravi ragazzi! Ciao Greta! Bravo! Non sempre le botte sono la soluzione migliore! Oh, yes, come on, let's rock and roll.
Let's go.